Santa Scolastica, insieme al fratello San Benedetto da Norcia, sono le colonne portanti del monachesimo benedettino in tutto il mondo. Molte giovani si riunirono intorno a lei fondando comunità religiose di cui ella fu abbadessa. Fratello San Benedetto ne determinò la regola. Nella vita di Santa Scolastica noi abbiamo scritti da San Gregorio Magno il fatidico dialogo che ebbe nei confronti di suo fratello San Benedetto. La tradizione vuole che Scolastica voglia andare a trovare il suo fratello Benedetto da Norcia e da lì iniziò un grande dialogo per parlare delle cose di Dio. San Benedetto, venuta la sera, volle rimandare Scolastica nel proprio monastero e Scolastica era un po' arrabbiata perché dice: tu non mi ascolti. E la tradizione vuole che venne fuori un grande temporale. Ecco, tutto questo importantissimo volle dare un segno al monachesimo di tutto il mondo. Benedetto e Scolastica sono coloro che hanno dato la propria vita a Cristo attraverso la preghiera, il lavoro, la contemplazione. Sono quei cristiani che hanno fatto della loro vita un segno, il segno di Cristo. Attraverso la regola, attraverso l'abate, loro hanno visto Cristo, quel Cristo re, quel Cristo sacerdote, quel Cristo povero, ma quel Cristo crocifisso, morto e risorto, unica nostra salvezza.